Bentornati ragazzi su Quei Due sul Server 2, il canale più interessante del contenuto. Questo è un nuovo format che ci siamo inventati 44 secondi fa. In realtà non è un format, è proprio una voglia che abbiamo. Play! Di provare giochi non pubblicizzati, come per esempio Silent Asylum. La O sulla M mi triggera di una maniera. Dov'è la O sulla M, scusami? Porca troia. Ah! E quella S spostata di qua in un modo e di qua in un altro. Questo è per gli OGB. Il mio disordine sta andando a... You are the lead investigator of paranormal. Di un gruppo di investigatori paranormali di Seattle, la città del grunge. Queste cose per me è terribile, è terrificante. E siamo già a livello di horror. Guarda la G quanto è distante dalla I. Non te dico questa parola. Begin? Madonna. No, un punto e clicca. Abbiamo detto che dobbiamo provarli i giochi. Con quale lever. Prospettiva è piazzato quell'interruttore? The lever has been flipped. L'abbiamo visto, con una prospettiva di murder. Ma secondo te si accende audio? No, non succede nulla. Devo alzare più il volume. Sei a volume di cuffie però. Ma che cazzo significa? Che cazzo significa? Niente, nulla. Tu lo senti l'audio? No. Però sono molto grato di questo. Guarda che dovrebbe sentirsi però. Attacca. L'ho attaccato, zip. Però se non lo accendo, secondo me non si sente proprio. Esatto. Sentiamo sto bell'audio. Voi lo state a sentire, ma noi no, perché... Scusate, re. E tu ti volevi perdere quest'audio. Porco! Ok, ho attivato tutto l'audio. Abbassalo un po', se no gli saltano. Ok, così, bravo. Qua ci sono delle cose da cliccare, sono blu. Chiare. Ma che cazzo, cioè... Devo andare sopra, giù, sinistra. Ah, puoi guardarti intorno. They are weak, but Jesus. Loro sono deboli, ma Gesù mi ama. Che super cazzola terrificante che è. Oh, togli quelle assi. No. Abbasso la lever. The lever has been flipped. Ci sono altre leve, devi abbassare diverse leve. Questo è un cagatoio. Certo. Dentro la scarpa c'era un accendino. Vedete, è tutto perfettamente logico. Ci si può arrivare per deduzione. Guarda. Beh, quanto è ritagliata male quella scarpa. Ma questo è del 15-18 sto coso. Ah, questo. Una chiave ho trovato, era chiaro che... Bello comunque, rosso su rosso. Bello. Quindi... Ah, il primo enigma. Allora. 4 a destra, 6 in basso, 5 laterale, 3 8 senza freccia. Cazzo devo fare questa roba? Torna indietro, ci verrà in mente qualcosa. Però con l'accendino puoi bruciare le assi di legno, vai, fammi. Cioè, è chiaro, no, sicuramente andrà come dici tu. Chi non brucia con l'accendino le cose? Io non le bruciate. The door is locked by some strange force. La chiave rossa mi aiuterà a... Della strange force, c'è una... Devi aprirlo con una strange force. È una forza strana, che è quella che blurra le cose. Sì, guarda, le sfoca. L'ultimo problema di questa porta è che è chiusa. Mm-hmm. Ti posso dire che mi sta sfraganando il maro. Oh! Dobbiamo dargli una... Cioè, questa almeno è fatta in un posto abbandonato, cioè. You are nothing. Ma perché gli orbi non li posso prendere? Perché non hai ancora trovato gli orbi? Hai trovato soltanto i cieli. Ecco. Da dove hai cliccato per aprire questa cosa? Ma tu che cazzo ne sai che io? Con quale prospettiva? Ti faccio vedere una cosa. Facciamo una foto col telefono? Forza di cose. Scusate ragazzi, però... No, madonna mia, che cazzo di capelli tengo. Allora, 4 a destra. 1, 2, 3, 4. Sei in basso. Come si va in basso? Non lo so. Guardiamo un altro gioco. Ma tu ti sei già... La leva. La leva. You flipper the lever. Oh, abbiamo fatto di nuovo questa operazione inutile che non porta a nulla. Oh, una carrozzina. Chi non vorrebbe una? Questa è la chiave. It's purple. E vaffanculo però. It's red. Siamo fuori. Abbiamo vinto. C'è un buco. Find a way to get rid of the... Ovviamente. E ci sono degli occhiali. Con l'accendino. Chi è che non toglierebbe una ragnatela con un accendino? Ragazzi, io direi che è un bel gioco. Siamo usciti comunque. Continuate ragazzi a vedere Silent Asylum.
Noi adesso però guardiamo Serpent Rescue. No, Princess Tessa, per favore, Princess Tessa. Wow, dai, dai, dai. In bocca, infilaglielo in bocca. Allora, no, guarda, è semplice. Basta fare così e lei si... Sai che è molto più carina adesso? Guarda quante conciature. Gli mettiamo un po' di ombretto. Hai messo insieme dei colori che in natura non dovrebbero stare insieme. Ma infatti non so. Guarda, oh, pezzo di fregna senza te. L'hai peggiorata, era carina. Oh, guarda che bella che è adesso. Ti faccio gli... Sono finiti i capelli. Beh, ho finito. Oh, gli sta toccando il pacco. Ma lui perché sta là dietro? Sta pronto pronto. No, io volevo farla stare in mutande. Invece devo per forza vestirla. Guarda, gli possiamo... Guarda che princess stessa che sto diventando. Ah, abbiamo finito, questo è tutto. Possiamo stamparla. Adesso la vado, lo stampo. Un PDF per voi, ragazzi. Salvo come PDF. Su Telegram noi vi invieremo questo PDF adesso, così saprete quando abbiamo girato questo video. t.me/quedo sul server. Press space to and break. Left shift to use nitro. Sì, sì, lo so come funziona. Guarda, ma questo è un gioco gratis, ragazzi. Non sembra un gioco gratis, sembra un gioco che hai pagato poco. Toglimi quella. Ascolta, lo tolgo io, Ma è che Crazy Taxi Simulator. Wow, è lui, raga, è fantastico. Per essere un gioco gratis, questo qua nell'84. Ma l'abbiamo già giocato? Mi sembra tanto sbagliato questa cosa. Io penso di averlo già giocato in una vita precedente, perlomeno. Puoi sparare? Posso sparare io? Vai, in due! Dai, dai, spara, Peppino! Ah, c'ho 79. No, no, non c'ho colpo. C'ho. Oh, no, è una macchina da guerra questo poliziotto. Eh no, a destra. Adesso la acchiappiamo. Ma si muove il nostro bersaglio. Eh certo, è sinistra. Destra, subito a destra. Allora, c'era. Entro l'anno però, abbiamo 22 secondi e non l'abbiamo manco visto il... Ora la afferriamo, non ti preoccupare. A destra. Oh, gira, ma dove cazzo a sta? A sinistra, gira a sinistra, bravo. Sì, eccolo! Madonna, ma you win! Hai vinto! A 3 secondi dalla fine. Ma noi siamo il braccio violeggio della Lenza, scusa. Ma ti pare un'azione di polizia? Beh, cioè, anche integrato nella D perché è importante. Beh, sta fuori dalla mappa, dove cazzo sta? Vogliamo provare a uscire fuori dalla mappa, sinistra. Guarda, guarda che bella la città, guarda. Tutta mia la città. Madonna, che stuntman che sei, madonna. Lui non ha fatto una piega, lui è di legno. Le macchine cambiano, ma rimangono... Vabbè, prendiamo questa. Si sa qual è. Vabbè, ragazzi, ci riproviamo. Livello 2. Guarda. E livello 2 è più complicato, ecco perché. Ok, lui sta qui. Sta a fare la puttanata. Tranquillo. Questo farà tutto il giro. Ho capito come funziona la sua I. E adesso gli andiamo in faccia. Perché l'unico modo per prenderla è andargli in faccia. Bravo! Madonna mia, Sinergo ha avuto una strategia pazzesca. Ce lo siamo inculato male, vai. Madonna mia, ma... You win! Ormai ho capito. È così che funziona. No, che due coglioni. Ragazzi, il gioco è bellissimo, però... Io credo che sia un po' ripetitivo. Però è una mia impressione, posso dirlo. Vabbè, tipo B-Hunter. No. Il gioco della vita! Il gioco della vita! Che cane vuoi? Costa un sacco di soldi questo! Arcade, knockout. Siete pronti per una gara tra cani? Let's start. Che devo fare?
mai visto niente del genere. Non ho mai visto nulla del genere. No help. Che non è? La devi smettere. Cosa avrei fatto per cancellare l'energia? Con questo, ci va da assassino. Get ready. Ah, l'ho preso di sfuggito, guarda. Ah, ok, sono tre corsie. Ah, ma quindi il cane gira da solo, io lo fa solo a destra e a sinistra. Ma è difficilissimo. Ho mangiato la merda. Clean jump. Ma mocca mammi! Allora io salto. Lo vedi che muovo? Io salto. Salto con porca troia. Con la doppia W. La devi smettere. Get ready. Let's start. No, porca troia. Hop. Perché cambia in quella? Ma serve per mettere in difficoltà l'amico. Vai. Oh. Tu quando fai tu di cambiare inquadratura? Se lo faccio io no? Vedi, porca troia! No, dobbiamo capirlo il gioco, perché gli altri vanno più veloci? Fermo, non saltare che rallenta, vedi che rallenta. Ah, no, no, non è vero che rallenta. Vai, allora, non ho capito, non bisogna saltare. Ma come si fa a vincere in questo gioco? Ah, la scia! Ti ho toccato il culo e sono morto. La scia dei cani. Chiaramente, quando ti metti dietro un cane, cioè la scia. La scia. Guarda, ti faccio vedere. Quindi devi andargli in culo e poi all'ultimo secondo. Oh! Hey! Lui loro in curva vanno più veloce di me. Nice landing. Perché vanno più veloce di me, sti cani di merda? Perché sei un pitbull che non è un cane da corsa. Invece loro sono dalmata che non sono cani da corsa. Ragazzi, è stato bello, volevo masterarlo, ma non è così. Ma io non ho capito, come si suppone che tu vinca? Non credo che tu possa vincere a questo gioco. Menù, menù, un attimo il menù. Fai race 1, race 1. No, facciamo endless, non vince mai. Ma che senso ha? Non lo so. Ah, sono da solo. Ah, no, così rallenti, così rallenti. Guarda, ti dice pure i miglia per ora che stai andando. 35 è il massimo di questo cane. Bravo. Ma che gioco di merda. Vabbè ragazzi, ma perché questo era per cellulare una volta. Ma davvero come gioco da cellulare è decente. Fa schifo, punto. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo al prossimo canale. Ma non abbiamo fatto niente, è una merda questo video. Perché gli altri due giochi erano belli, secondo me. No, facciamo un gioco bello. Ne abbiamo già fatti tre,